Partiti, abbiamo salutato il nostro caro amico Silvano Di Giovanni che ci ha fatto trascorrere 3 giorni fotonici, ci ha fatto conoscere la Val Maira, ci ha fatto toccare la neve, il ghiaccio, ci ha fatto fare un'esperienza esagerata. Niente, consiglio a tutti appunto di andarlo a trovare, di andare a visitare questi luoghi qua perché è una cosa indescrivibile. Ringrazio ancora Silvano, la sua equipe e ringrazio anche il nostro sponsor Barilli Import Export e speriamo di tornare nuovamente a trovarlo nell'anno nuovo. Grazie, ciao a tutti. Ciao. Ciao a tutti, siamo in partenza per 2 giorni e mezzo di trekking per il Monte Tiber, Tempesta, Castelmagno. Michele, questo lo carico poi su YouTube, eh? Ok, birba, boh, pioggia e langra, sono già tutti pronti alla partenza. Colle di Poca, 1267. Dopo però ci mettiamo d'accordo lunedì, hai capito? Se devi andare. Ne ho pochi iscritti ancora. Siamo arrivati a... Ah, io e te. Ma io sono sordo, tu no. Siamo arrivati alla Margherita, il tempo non è dei migliori ma domani dovrebbe essere bello. Siamo borgata a Comba, il classico passaggio sotto l'arco. Oh, si è perso. Sera che lo voglio regalare, nome degno da me l'entrata la rubrica, e perché me tu poverina mi fa piangere sospirare. Siamo sboccati fuori dagli alberi, siamo quasi a 2000. Com'è Claudio? Bellissimo, è inspiegabile. Ma Michele l'abbiamo perso? Michele, vieni, siamo in diretta. No, non è diretta. No? Eccolo. Bene. Qua siamo quasi sul chiamo, queste sono le mucche di Alex. Ecco Michele che arriva. Abbiamo raggiunto ora la vetta del Chialmo. Quant'è l'altitudine lì? Cosa c'è scritto? L'altitudine 1979. Mancano ancora 30 metri a 2000. Facciamo la prossima. Che spettacolo. È uno spettacolo veramente. Le immagini non rendono. No. E qua che c'è il sole si sta bene. Prima lì sotto era abbastanza freddolino. Passaggi un pelino più impegnativi. Siamo in direzione di Rocca Cernauda. Qua in basso, non so se lo potete vedere, c'è il famoso lago delle Rane. Eccolo laggiù, o lago del Gurghi. Il Monviso sempre là nella sua posizione. Ehi, hai pioggia. Ah, smolla con queste pietre. Questi sono già passaggini molto impegnativi. Thank you.
Dai. Dai, Lagra! Dai! Aspetta, aspetta qui, fermati lì. Aspetta. Ah, non te stai. Vuoi scendere, scendi? Vado a passare qua. E questo è il passaggio più schifoso che facciamo oggi. Sai perché? Perché il mulo c'ha un equilibrio, il cavallo va via di fianco. Brava! Hai capito? Bravi però. È per quello che stiamo lanciando la moda dei muli. Vedi come il mulo scende direttamente che il cavallo? Quanto vi se scendevi a cavallo facilmente ti andava via. Però anche a piedi sono venuti giù perfetti. Sì, sono stati bravi. Prima perché a volte siamo venuti noi a sbilanciarli. Ok, sì. Passiamo tutti ai muli. Direi, tutti direi ai muli. Sì. Guardate il mulo sempre montato. Raffa si diverte. Il fiatone non sono poi io che ce l'ho adesso, è poi Ice. Grange Tiber, Monte Tiber. Abbiamo pranzato, ora procediamo per il Tempesta. Dopodiché andremo sul Tiber. Dai Lagra! Ci saranno 40 camoscili. Non so se riuscite a vederli. Sì, un altro dietro. Sì, 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 sì. Ma abbiamo la raffa a 2670 del Tempesta, sì, che soffre di vertigini. Appunto. E vi do tutte le ragioni perché guardate qua, abbiamo il lago Tempesta qua sotto, c'è un salto nel vuoto di 300 metri. Michele, sei contento di aver... È la vetta più alta che hai fatto finora? Sì, eh. Anche ah, per ok, me. Benissimo. Anche per me. Mai salito. Sono contento per voi. E penso che con mi... un cavallino di 18 anni, 18 anni. Cavallo maggiorenne. La macchina quest'anno. Bello. No, ma è una soddisfazione anche per me poter portare gente come voi. Ripeto, lo potete dire voi, passaggio dei vostri conoscenti, quanto, che percentuale che possono poca, venire qua. Poca, molto poca. Da contare se no su una mano. Due sono troppo. Sì, poi vieni, qua puoi venire 6-7, non di più. Bon, poi ci spostiamo sul Tiber, da qualche metro più in basso, però dobbiamo scendere giù. Questa è la vetta più alta del Tiber. Questa? Sì, sì, questa è più alta, quella è il pelino più basso. Però deve andare sotto lì. Non fare il nome di Silvia adesso.
stai lì. Scendere lì. E là, la vetta del Tetipa. Con Claudio, Michele e Raffaella. Ringraziamo la Prestige Italia, Barilli, Post Export di Reggio Emilia, Mangimi Monge, Coffee, SS Coffee Caffè e tutti quelli che ho dimenticato. Stiamo scendendo alla grotta di ghiaccio, ci sono dei colori autunnali, il rododendro ancora verde, i mirtilli sono sul violaceo e stava nevischiando, però procede tutto per il meglio. Dopo la grotta di ghiaccio secca procediamo verso le basse di Narbona. Sta nevischiando. Sta nevicando e anche molto bene. Guardate qua. Bene. Michele nella neve. Siamo sotto la neve, ragazzi! Qui nevica! Bene, bene! Mettiamo in moto le motoslitte tra poco. Posiamo la mula e tiriamo fuori la motoslitta. Piccoli inconvenienti dei sentieri. Stiamo scendendo giù nel bosco. È verticale. Adesso vedo Claudio e Raffa dove sono. Sono qua, Claudio e Raffa. Inizia a diluviare. Oggi già abbiamo già visto di tutto e di più. Vai Claudio! Vai grande! L'angra si fa la sua strada. Piccoli inconvenienti. Bello, ma la strada bello. È lì sotto. Pista. Dai, Ale! Grande l'angra, va bene.